È stata una grande fabbrica di paure e una grande fabbrica di precarietà. Il centro-sinistra non può pensare di cavarsela soltanto perché ora il berlusconismo sta rovinosamente ruzzolando a terra. Noi ce la possiamo cavare solo se diventiamo noi una fabbrica di speranza e di diritti, se cioè siamo concretamente, tangibilmente, credibilmente l'alternativa sociale e culturale al berlusconismo. Questo dobbiamo essere. Andando molto oltre la politica, amici miei, questo volevo dirvi, ci tenevo a quest'ora a dirvi questo. Il berlusconismo non è stato solo un prodotto politico, prima della politica è stato un prodotto culturale, è stato un processo di costruzione dell'identità del popolo italiano, che cancellava l'identità storica, civile, solidaristica, che era stata costruita dal movimento operaio, dalla cultura cattolica, dalla cultura della sinistra. Il berlusconismo ha annullato tutto questo. I gerarchi del berlusconismo sono stati Fabrizio Corona, Lele Mora, sono stati coloro che hanno costruito il consenso a Berlusconi, non a Tribuna Politica, ma col Grande Fratello, con l'Isola dei Famosi, con un modello culturale. Io vi devo dire, concludendo, che ho avuto veramente un momento in cui ho pensato che era troppo, che il berlusconismo mi stava asfissiando e non ce la facevo più. È stato un sabato sera, quando, tornando a casa, ho scoperto in TV, che non vedo quasi mai, che davano la serata conclusiva del Festival di Sanremo. E ho detto, non so se mi diverto, ma sarà pure una serata di masochismo, però vedo il Festival di Sanremo. Ho visto il Festival di Sanremo. Mai avrei immaginato di vedere quell'Emanuele Filiberto, quel pupo un po' stagionato, cantare una canzone monarchico-fascista, una manipolazione volgare dell'idea di patria, per il rampollo di una dinastia decaduta di Felloni. Uno spettacolo, e lì quello è stato il momento in cui ho detto, io mo me ne vado in esilio, se quello dall'esilio è tornato io me ne vado in esilio. Poi però c'è stato il miracolo, gli orchestrali han buttato per aria gli spartiti e ho detto, allora resto, c'è speranza in questo paese, c'è ancora qualcuno che pensa che la bellezza non è una velina o una escort, ma è la cultura, è la conoscenza, è l'eleganza. E allora si può continuare a vivere la politica con passione, col batticuore e con l'idea che serva a migliorare la vita, a cambiare la vita. E il brivido di potere che io sento è quando quella parola potere non è un sostantivo, non è il luogo degli onnipotenti e dei viceré, ma quando il potere è il verbo che mi fa dire, ecco, potere cambiare le condizioni indegne in cui vive tanta gente, poter cambiare la geografia delle povertà, poter cambiare la cultura dei diritti, poter dare sollievo, poter dare una risposta. Insieme penso che abbiamo questo diritto di riprenderci un cammino che è cominciato, quello per il quale noi difendiamo una Puglia migliore e speriamo di vedere nascere un'Italia migliore. Questa è una presidenza del Consiglio.
finita. Niki, io c'ho ancora la maglietta nera. Non mi dite niente. Conservata, a Bari. Ti ricordi? Bello. Grazie. E c'ho la tua foto sul mio cellulare. E vuoi la mia? Fatti la strada, non ti preoccupare, vai avanti. Niki, io devo andare a casa, vola. No, no, no. Lo stesso non arriva. Da lì basta.